Cari amici di 1001 Avventura, torniamo su The Cycle, che ha iniziato la sua seconda stagione. The Cycle è questo gioco realizzato da Jager, che è una sorta di battle royale, dove però c'è anche la possibilità di combattere contro l'ambiente. E allora, visto che è la seconda stagione, ripartiamo dal tutorial e cerchiamo di capire qualcosa di più. Per esempio, qui abbiamo scoperto... Oh. No, si vede che questo animaletto, non essendo letale, non può essere colpito. Dicevo, abbiamo scoperto che esiste questo scanner che ci permette di rilevare la presenza dei minerali che come giocatori dobbiamo recuperare per fare punteggio. Noi veniamo lanciati su questo pianeta su cui ci sono questi mostri abbastanza letali. Ce ne deve essere un altro, eccolo lì. Ecco, per ora... Questo è stato facile, però è più chiaramente difficile più si va avanti. Abbiamo recuperato questi minerali e grazie allo scanner li abbiamo individuati e andiamo a recuperarne altri. Per farlo è opportuno avere armi molto più potenti di questa pistola e queste armi possiamo richiamarle col pulsante G una volta che abbiamo recuperato abbastanza denaro estraendo del minerale e distruggendo dei mostri. Ovviamente, ecco qui un altro minerale da estrarre e più sono grossi più richiamano l'attenzione. Abbiamo provato a prendere questo fucile ma non mi pare che sia molto efficace, bisogna saperlo usare, è preciso, fa tanti danni, però preferisco armi che colpiscono. Eccone un altro alle spalle, ce ne sono tantissimi. Ecco fatto, ancora un paio. Ecco, e ora recuperiamo anche questo minerale e siamo riusciti a ottenere qualche punto in più. Chiaramente nel tutorial è tutto facile e più difficile in game. Ecco, quindi ora dovremmo andare a recuperare altro e alla fine dobbiamo farci estrarre. L'estrazione deve avvenire prima che la tempesta, anche qui ovviamente c'è una tempesta, si chiuda su di noi. Quando arriviamo a essere estratti potremo incontrare altri minatori come questo e ci si può mettere d'accordo e dividere il bottino, oppure bisogna combattere e magari rischiare di essere eliminati. E dopo aver stipulato questo patto, ora dobbiamo ripulire la pedana dalla presenza di questi mostri e arriverà finalmente l'astronave che ci estrarrà prima che appunto la tempesta si chiuda su di noi e non ci permetta di fuggire. Cerchiamo l'ultimo, di eliminare anche l'ultimo, ecco fatto, e ora arriverà l'astronave che ci porterà in salvo. Ecco, siamo pronti per il vero gioco a questo punto. E vediamo, riproviamo. Qualche tempo fa nella stagione 1 abbiamo già tentato di fare qualcosa, riproviamo adesso, vediamo un po' se cambiando magari i nostri costumi riusciamo a ottenere qualcosa di meglio. C'era un bel costume alla Clint Eastwood da qualche parte, eccolo qui, ecco, mettiamo questo col poncio e ci lanciamo, ed ecco che la nostra capsula cala sul pianeta Fortuna Terzo e partono quei 20 minuti o giù di lì, mediante i quali, ecco, 20 minuti, dobbiamo cercare di prendere più minerali possibili e riuscire a realizzare più contratti possibili. Per ora è tutto facile.
No, anche questo deve essere un animale innocuo, infatti non gli succede niente se gli spariamo. Ecco, abbiamo trovato del minerale e ora proveremo ad estrarlo e speriamo di non richiamare l'attenzione di troppi mostri. Eccoli lì che già arrivano. Con questa pistola non è molto semplice, abbastanza precisa, però in effetti, avessimo altre armi, sarebbe differente. Recuperiamo questo minerale, andiamo a cercarne dell'altro. E quello che mi preoccupa di più è l'estrazione, perché non ho ancora capito bene come si richiamano queste astronavi e soprattutto, ecco, iniziamo a estrarre. Questo è più grosso, in effetti ha richiamato più alieni. Siamo caduti giù di sotto, cerchiamo di risalire su perché non dobbiamo farci distruggere. Ah, si vede che è saltato giù. Farci distruggere lo strumento che estrae, perché altrimenti bisogna ricominciare tutto da capo. Ma sono davvero troppi e questa pistola non è adatta. Ecco, l'hanno distrutto. Allora cerchiamo di fare il giro, di ricominciare, eliminarli tutti e piazzare di nuovo la trivella. Piazziamo la trivella, forse adesso ce la faremo. Stanno di nuovo tornando, eccoli lì. E questa volta cerchiamo di mantenere la posizione senza cadere giù di sotto. L'estrazione è avvenuta, ma dobbiamo ancora eliminare. Ce n'è ancora uno. Eliminato. Ecco, bisogna stare attenti anche ai proiettili che lanciano. E ora penso di avere abbastanza soldi con questi 200 crediti per recuperare un'arma, una sola, eccola qui. Cercheremo di farne buon uso, eccola qui, e speriamo che sia più efficace della pistola. Andiamo a cercare qualcos'altro, qualche altro minerale. Sembra che in questa grotta ce ne sia. C'è anche pieno di mostri. Pare che sia una vera e propria tana di mostri e bisogna eliminarli tutti. C'è di tutto un po', ci sono quelli che lanciano il materiale verde, altri che lanciano quello azzurro. Abbiamo quasi finito, è stato lunghissimo eliminarli tutti, ma alla fine ce la stiamo facendo. E finalmente, ancora uno, finalmente possiamo entrare nella grotta e prenderci il minerale, che a quanto pare non era nella grotta. Eh no, era proprio fuori, quindi abbiamo perso un sacco di tempo per nulla. Qui è tutta questione di conoscere bene la mappa, che con la seconda stagione deve essere un po' cambiata, tanto non conoscevamo neanche la prima mappa. Ritentiamo l'estrazione, sta richiamando tantissimi mostri. Forse ce l'abbiamo fatta. Ah, ma ecco, ci sono gli altri giocatori che ci stanno attaccando e sono più di uno. Probabilmente si sono messi d'accordo ed ecco che sì, non si stanno sparando tra di loro, ci hanno eliminati. Per fortuna sembra che un rientro ce l'abbiamo gratuitamente, anche se siamo stati eliminati. Allora proviamo a vedere l'ultima parte del gioco, tentiamo di prendere questo minerale che è grossissimo, perciò ci sono tanti mostri alieni che lo presidiano, e credo proprio che sia impossibile avvicinarsi per piantare la trivella, ma ci proviamo, ma ci vuole davvero troppo. Ah, qui abbiamo un mostro che ci ha presi alle spalle. Tentiamo ancora.
No, niente da fare, avremmo dovuto estrarre altro minerale più semplice e probabilmente recuperare qualche arma un po' più efficace di questa, che Cycle sarà più breaking. efficace di una Check for pistola, surge ma crystals and try not to get yourself zapped. ecco, direi proprio di niente, spariamo ancora qualche colpo, ma ce ne andiamo. Mancano 9 minuti e si sta chiudendo su di noi la tempesta che arriva dappertutto, perciò non c'è una tempesta che si chiude a cerchio, ma peggiora il tempo dappertutto. Ci stanno proprio mettendo alle strette e ci conviene scappare a gambe levate e sperare che non ci inseguano. Niente, sono troppi. Vabbè, allora andiamo a cercare il punto di estrazione e vediamo se questa volta, rispetto al video precedente, ce n'è ancora qui dietro. Sì, andiamo via. Riusciamo a andarcene, riusciamo a trovare la nave che ci porta in salvo. 7 minuti ci restano per trovarla. Dovrebbe essere dove ci sono questi fasci luminosi verso l'alto, perciò cerchiamo di raggiungerne uno. La tempesta ormai tra 3 minuti ci eliminerà. Proviamo a entrare qui. A Check your map. Some more research shows quanto it could be pare gone. Warning, servants is una near. trappola, cioè abbiamo beccato una trappola piazzata da questo Warning, giocatore. low health. Ecco Alert, fatto che fatal ci ha wounds detected. Triage mode activated. eliminati. Evidentemente non avevamo più possibilità di rientrare una seconda volta. Prima o poi scopriremo come si fa. Per il momento non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in uno dei prossimi video. Ciao a tutti!